Oddio, scusi, pensavo non ci fosse nessuno. Non ci preoccupi, non c'è problema. Sa, a me piace moltissimo il profumo dei panni appena usciti dalla lavatrice, così ancora morbidi, profumati. A lei no? Sì, anche a me. Allora, visto che abbiamo un argomento almeno in comune, permette, Marcello. Monica, molto piacere. Mi scusi l'abbigliamento, ma di solito vesto un po' meglio. Avevo una macchia di cioccolato. Sai, io adoro il cioccolato, assaggio, dico io. Non è estate senza un bel gelato, ecco. Neanche senza vacanze. Devo stare a Roma, ho due esami a settembre. Di Medicina. che? A me non è contenta, scusa. Di studiare? Ma no, di stare a Roma ad agosto, tanto bello. Cosa è bello? Ma l'estate è un tempo meraviglioso per chi ama perdersi per Roma. Roma incontra vecchi, gatti e matti. E noi due in quale delle tre categorie rientriamo? Per lei non lo so, ma per quanto riguarda me, vecchio, matto e amante dei gatti. Beh, ho la cittadinanza onoraria di questa città. Roma, d'estate, deserta. Mi dispiace soltanto che lei non sia partita per la vacanza con il suo fidanzato, ecco. Come ha detto, scusi? Mi dispiace moltissimo che non sia partita con il suo fidanzato in vacanza. Grazie, comunque ci sarei andata con le mie amiche. Il mio fidanzato mi ha lasciato 2 mesi fa. Beh, non posso. È proprio un deficiente questo ragazzo, mi scusi, sa? Abbia pazienza. Non è che sono proprio la persona più adatta per darle ragione, ma sì. Vuole qualcosa dal bar, questa macchina stregata, questi barattoli. Cosa desidera? Un tè al limone. Un tè al limone. Adesso glielo dico, vediamo se c'è. Chiedo scusa. Il bicchiere non me l'ha dato. Preferisco così.
sa. Lo sa che lei sta piegando i suoi panni esattamente come faceva mia moglie. Veramente? Sì. Le stesse mosse, le stesse piegature. Come lei. Come nessun altro al mondo. Quando hai conosciuto tua moglie? Ci tiene veramente a saperlo? Sì. Tutto iniziò proprio in estate e proprio in agosto, come oggi. Lei non c'era, e neanche i suoi genitori, logicamente. C'era stato l'8 settembre, una baraonda generale. Quello che era stato il nostro alleato era diventato nostro nemico. Non si capiva più niente. Ci sparavamo addosso, un caos infernale. La mia compagnia sbandò, e io pure non sapevo dove andare. Tutti quanti i miei commilitoni erano andati scappati verso casa perché volevano tornare a casa, io pure. E io capitai in un paese, un villaggio, mentre si avvicinavano i bombardieri, con quel loro rumore pesante, presago di morte, presago di distruzione. E cominciarono le bombe, bombe, tiravano tante bombe, bombe. Chi moriva di qua, chi moriva di là, tutti i morti non si contavano più. Noi ci eravamo salvati in quel rifugio. Fu in quel rifugio che tutti piangevano, donne, uomini, bambini. E c'era una banda musicale che avrebbe dovuto fare il concerto con i loro strumenti da una parte e dall'altra. E mi venne un'idea. Sì, chiamò il maestro, maestro, scusi, perché non organizza i suoi professori e ci fa sentire una bella musica? E lui capì, no, i professori. E cominciò la musica, in contrasto con l'altra musica che veniva fuori. Una bella musica. E io, così vagando col mio sguardo dappertutto, tutta quella gente che tremava, piangeva, incontrai il suo sguardo, con gli occhi scuri, belli. E la musica andava avanti. E le bombe cadevano. Io andai, mi scusi, so che è strano, ma possiamo ballare. E lei venne fra le mie braccia. E fu una cosa bellissima, stupenda, averla con me. Che bello. Sarì, sarà, sarì, sarì. La tenne le mie braccia, la strinsi perché potei, perché per me erano attimi stupendi, bellissimi. E dopo che è successo? Che è successo? I suoi genitori portarono via da me, lontana da una parte, e io rimasi male perché non sapevo come reagire, perché non sapere come, dove poterla rincontrare per me era uno strazio infinito.
il vostro amore dopo la guerra. Eravamo nel 1947. Io andai a trovare mio fratello che si era trasferito a Vicenza. E quel giorno stavamo percorrendo il corso così per farci una passeggiata in mezzo a tutta quella gente. Si leggeva nei loro volti che avevano la voglia di tornare ad essere quelli che erano una volta. All'improvviso incrociai la bella ragazza con i capelli scuri. Era lei. L'ho riconosciuta. Era lei. Che ha detto? Cosa ha detto? Neanche me l'ha riconosciuto dopo 3 anni. Sa, dopo tutta la guerra. La cosa tremenda per me era che lei era sotto braccio ad un uomo. Presumo il suo fidanzato. E volle accompagnarla col pensiero, col sguardo, seguirla fino a dove abitava lei. Un pazzo scatenato. Appassionato. E io decisi di aspettarla, anche per tutta la notte. E così fu. Il mattino dopo, lei riapparve. Mi guardò, mi sorrise. Da quel giorno non passai una sola ora di tutta la nostra vita, una sola ora senza di lei, senza il mio amore riconquistato, sempre. Lei che è così giovane ha già vissuto storie così belle. Ne vivo tutti i giorni. Mio nonno racconta le più belle storie del mondo. Bene, se la rincontrerò qua, spero tanto che mi racconti qualche altra storia. Eh sì, non appena mi sporcherò ancora di cioccolato la camicia, mi vedrà apparire su quella porta. Come ha detto che si chiama? Monica. Mi chiamo Monica. Allora, auguri. In bocca al lupo. Per cosa? Per gli esami. Ci vediamo a casa, nonno. Lo sa? Sai che io adoro sentire il profumo dei panni appena tolti dalla lavatrice. Il loro profumo, la loro morbidezza. E lei no?